puntata in cui proveremo anche a suscitare le emozioni delle persone e quindi anche le tue emozioni. Qual è in questo momento il tuo stato d'animo, le tue emozioni rispetto al futuro tuo e della città? Sono molto carico. Paradossalmente questa vicenda, che è stata per me un trauma ulteriore sul piano umano, istituzionale e familiare, è stata una vicenda pesantissima, mi ha rigenerato. Quindi ancora una volta ho trovato dentro di me linfa vitale per andare avanti, e la cosa sorprendente è che ho trovato tantissimo affetto tra i miei concittadini, e questa è l'emozione più grande di questo periodo così buio e così difficile sul piano personale. Adesso cerco di mantenere la prevalenza per strada, credo sia fondamentale far comprendere quel lavoro che stiamo facendo, ma anche gli ostacoli che ci stanno frapponendo, anche le difficoltà, e anche aprire un processo di autocritica che per chi governa è sempre utile e necessario. Lo sblocca Italia è sicuramente un provvedimento incostituzionale in diversi punti, in particolare su Bagnoli. Partiva su Bagnoli perché commissaria un'area, affida anche a soggetti privati ruoli che competono per costituzione al pubblico potere, e soprattutto espropria il comune. Proprio il sindaco, il consiglio comunale, la città di Napoli. Un atto molto grave, impugneremo questa legge in tutte le sedi giuridiche possibili e sosterremo tutte le iniziative popolari contro lo sblocca Italia, che poi contiene anche altri profili di istituzionalità. Sotto le armi facevo il giuramento alla bandiera, che significava giuramento alla patria. Noi facciamo il giuramento a Luigi De Magistris come istituzione, per un giuramento alla città di non tradirla, e chiediamo a Luigi De Magistris di continuare su questa strada, e saremo tutti con lui e non lo lasceremo mai solo. Bravo. Mai.